A Caltagirone, nell'antico convento dei padri cappuccini, si è rinnovato il culto in onore del venerabile padre Innocenzo Marcinò, il frate in odore di santità che visse a cavallo di 2 secoli, 1589-1655, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Una chiesa gremita di fedeli provenienti da molte province dell'isola ha accolto le autorità civili e religiose. Il rito commemorativo è stato celebrato dal vescovo della diocesi di Caltagirone, Girone, Monsignor Calogero Peri. Annuale del Beato Innocenzo, sperando sempre che questa sia un'occasione non tanto per auspicarci semplicemente la sua beatificazione, quanto piuttosto per pensare ad una strada concreta oggi nella nostra vita di santificazione, nella semplicità, nell'umiltà e in quello stile potremmo dire francescano che ancora una volta vediamo ha un grande messaggio da dare agli uomini del nostro tempo. Quindi con questa celebrazione, nell'ascolto della parola di Dio, vogliamo riscoprire l'attualità del suo messaggio, della sua vita e della sua proposta, perché il Vangelo non ha tempo e neppure quelli che hanno vissuto e incarnato il Vangelo. E senza dubbio Padre Innocenzo Marcinò è uno di questi. Il discorso commemorativo è stato celebrato invece dal ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Fra Mauro Giori, che nel ricordare i prodigi che caratterizzarono la vita di Padre Innocenzo, si è poi soffermato sul processo di beatificazione che la Chiesa sta conducendo per innalzare la figura di Padre Innocenzo agli onori degli altari. La giornata di oggi è un momento bello per ricordare un frate, tutto sommato, che per noi è già santo, no? Aspettiamo che la Chiesa lo riconosca pure. E poi è un esempio per essere dei buoni frati ancora oggi, come lui lo è stato nel 1600. Quello che è stato presentato non è stato considerato veramente, come dire, straordinario, per cui dobbiamo attendere ancora.